ben sintonizzati su Radio Lemine, la radio della parrocchia di Almenno San Bartolomeo. Buonasera ai radioascoltatori di Radio Lemine, è il 23 ottobre 2013, sono in compagnia di Marco che saluto, ciao Marco. Eccoci, ciao Piera, buona serata. E in compagnia del nostro tecnico di regia, Francesco, ciao, bentrovati. È la nostra prima puntata in streaming, questa nuova esperienza che vi è già stata preannunciata nella carrellata di tutti i programmi e l'apriamo con un ospite davvero molto gradito. A te il compito di introdurlo. Allora Piera, grazie, questa sera in studio con noi Don Dario Mazzoleni, che è stato nominato come coadiutore della nostra parrocchia in aiuto e in appoggio a Don Giulivo, il nostro nuovo parroco, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo prima di tutto per di aver accettato il nostro invito. Ma sono io che ringrazio voi sia per l'accoglienza, l'invito, la possibilità di dire un po' così quello che sono, quello che cercherò di fare qui, e anche per la prima esperienza in assoluto radiofonica e addirittura poi televisiva, perché è proprio la prima in assoluto, chissà che figura farò. Bene, grazie. Ero ancora trepidante. Allora, l'obiettivo della serata è quello di presentare Don Dario alla nostra comunità e a tutti quelli che in qualsiasi modo, grazie a internet, ci potranno vedere da qualsiasi parte del mondo. Quindi Piera, io direi di cominciare veramente già a chiedere qualcosa al nostro graditissimo ospite. Cercheremo con discrezione ovviamente di capirla, di metterci in connessione con lei. Già uso il termine connessione perché lo svelo ai nostri radioascoltatori. Mentre ci preparavamo per questa puntata, possiamo anticiparvi che Don Dario è molto tecnologico. È molto connesso. Ed è molto connesso con il mondo e quindi con gli almennesi. Senta, no, la prima domanda che ovviamente ci viene spontaneo chiederle è se ci racconta un po' del suo passato, in che parrocchia era. Certo, sì. Allora, tanto anagrafe, 3/11/47 la mia data di nascita, nato a Bergamo. Quindi auguri tra qualche giorno. Grazie, tra l'altro sì, è vero, vicino al compleanno. E Mazzoleni, quindi sono bergamasco, doc. Questo tanto per dire, sono stato battezzato, dico rapidissimamente, nella parrocchia di San Tommaso, zona autostrada, se avete presente Bergamo, quella parte lì. Poi è diventata
parrocchia del Sacro Cuore, dove tra l'altro ho conosciuto a suo tempo, tanti anni fa, come coadiutore, cioè, anzi era curato, no? Don Giuseppe Mignani, che appunto adesso ho ritrovato qui nella parrocchia. Certo. Però eravamo molto più giovani, sia io che lui naturalmente, poi le strade si sono chiaramente distinte. Non vi racconto le scuole eccetera, perché poi non è che fossi un allievo modello, per cui non c'è niente di significativo particolarmente da dire nel campo scolastico. Diciamo una dignitosissima carriera scolastica. Esattamente, non oltre. Assolutamente sì. Comunque ho fatto le solite scuole, poi ho fatto l'Esperia, mi sono diplomato perito chimico, e nel frattempo ho frequentato fino, grosso modo, se la mia memoria non mi tradisce, fino verso 15 anni l'oratorio della parrocchia, facendo le solite esperienze che si fanno in oratorio. Poi devo dire, come del resto ho detto qualche altra volta, così magari parlando con alcune persone, che ho lasciato il cammino della fede, non per rifiuti particolari o per disdegno o per episodi che mi avessero sconvolto, che so io, ma semplicemente perché in quel momento lì, perlomeno, questo quindi è una constatazione oggettiva, non si tratta di accusare nessuno, ci mancherebbe altro, non riuscivo a vedere come il fatto della fede conguagliasse col fatto della mia vita di quindicenne, ovviamente, ecco. Di giovane adolescente. Di giovane adolescente di allora, che è un po' diversa da quella di adesso, ecco, i ragazzi sono molto cambiati. Dico sempre che erano un po' come due binari paralleli, e la vita, un treno va su binari paralleli, la vita non sopporta normalmente più di tanto questa storia, cioè questo parallelismo, e allora è istintivo, direi, almeno per me è stato così, scegliere la vita più che la fede, vedendola in quel momento lì come qualche cosa che si sovrapponeva un pochino, si accostava, ma non diventava l'anima intrinseca della mia esistenza di fanciullo quindicenne. Ecco, e niente, dopodiché ho fatto la vita dello studente normalmente, così via. Poi sono andato militare, perché all'epoca c'era ancora l'obbligo della leva, c'erano ancora i 15 mesi di leva. Ho fatto il corso ufficiali per alpini, praticamente sono diventato sottotenente degli alpini facendo la scuola d'Aosta, poi ho fatto un servizio da sergente a UCI, perché c'era questo periodo intermedio a Malle Svenosta nel quinto alpini, poi sono finito all'Aquila nell'ottavo alpini, dal punto di vista c'era il battaglione addestramento reclute, quindi dipendevano da noi. Sono tornato e ho cominciato a lavorare nella Pirelli, facendo un lavoro che non aveva niente a che fare con la chimica, ma d'altra parte anche lì si trovava un po' quello che c'era. Era un ufficio praticamente di organizzazione del lavoro, che aveva varie sfaccettature, vari aspetti. Eravamo nel reparto pneumatici, perché la Pirelli era divisa a cavi, pneumatici, certo, sì. Tutto una ditta molto complessa, anche adesso del resto. E però onestamente è stata un'esperienza che non è che mi ha preso molto come tipo di lavoro, e poi ero entrato un pochino in crisi esistenziale, come si dice, no? Mi stavo chiedendo un pochino più maturamente, insomma, alla fine che senso ha la vita, che cosa ci stiamo a fare, le eterne giuste famose domande filosofiche che si pongono i filosofi, i poeti, ma anche le persone, gli umani, esattamente, se hanno un minimo di attenzione, di coscienza sulla realtà. Ecco, per cui cercavo un qualcosa di più, naturalmente il lavoro come tale non poteva essere la risposta. Allora ho pensato così, che la risposta, certi aspetti di questa risposta, poteva essere il fatto di riprendere un mio vecchio desiderio di andare all'università. Magari il fatto dell'università, così. E allora ho lasciato il lavoro, mi sono iscritto a biologia all'università a Scienze di Milano. E ho cominciato a frequentare lì. Nel frattempo, lo stesso anno in cui mi sono iscritto all'università di biologia, ho rincontrato un vecchissimo compagno di studi, che era stato mio compagno alle medie e poi anche all'Esperia, il quale ha fatto un cammino tutt'altro diverso, era giù a Modena, lui si stava dottorando in chimica, e mi disse che verso Natale, mi ricordo, che mi disse: guarda, io questa sera o la sera dopo, non mi ricordo che giorno era esattamente, vado ad un incontro con delle persone cristiane che parleranno della fede, eccetera, eccetera, se ti interessa venire.
Io onestamente ci sono andato più per amicizia che per un interesse diretto all'argomento come tale, che poi era molto generico da come era stato esposto, no? Però andai a questo incontro dove c'era un universitario, non c'era neanche un prete, no? Molto bravo, che poi ho rincontrato per altre strade dopo anni, e che ha parlato quella sera di Cristo, del mistero cristiano, eccetera, in un modo che mi era da una parte nuovo, perché come dire, non avevo mai sentito parlare di Cristo così, almeno io evidentemente, e quindi mi è risultato veramente affascinante. Quella sera lì ho riscoperto con mia meraviglia, perché non c'era niente di progettato, che Cristo poteva essere veramente il centro esaustivo totale della vita di una persona, in questo caso della mia persona. Ho proprio scoperto Cristo come totalità di significato della mia persona. Così. Una serata veramente che ha cambiato la vita. Sì, la serata che mi ha cambiato la vita. Questa proprio, direi che io non tengo diari, quindi onestamente non saprei dire la data, però è successo un po' quello che è successo ai primi due apostoli quando hanno incontrato il signor Giovanni e Andrea, no? Sulle rive del Giordano, chiaramente in tutt'altra temperie. Quel giorno lì, il maestro, dove abiti, sono andati dietro, venite, vedrete. Ecco, una cosa, proprio un incontro che mi ha cambiato letteralmente la vita. Nel senso, Un incontro fulminante, sì, è proprio caso di dirlo, perché è proprio stata la mia esperienza. Niente di mistico, ma di reale, sicuramente. Reale, di vissuto. Esatto, come è capitato tante volte, per analogia, alle persone nel Vangelo. E che naturalmente questo lo fa attraverso un testimone. Gesù Cristo cammina con le gambe, con la voce, con il cuore dei suoi testimoni dentro il corpo della Chiesa. Ecco. Apparteneva questo ragazzo, poi l'ho scoperto dopo, al movimento di Comunione e Liberazione, penso che sia abbastanza conosciuto, sì. Senza dover dire che cos'è, comunque è un movimento dei tanti presenti nella Chiesa di educazione alla fede, con tutti i risvolti che questo può avere nel bene e nel male, perché poi è fatto di persone, e quindi come tutte le persone, tutte le situazioni, la radice certamente ha tutta una sua validità. Non sempre i frutti magari sono perfetti, ma questo accade in ogni esperienza cristiana, perché è fatta di uomini che sono chiaramente peccatori. Ma la cosa importante è che per me è proprio stato il volto con cui ho incontrato il Signore nella mia vita. E allora mi sono coinvolto, dato che poi era un movimento che viveva soprattutto nell'ambito dell'università. Sì, erano molto perosi. E quindi sono coinvolto in questo movimento, quindi vuol dire incontri, ritiri, insomma, lezioni, conferenze, soprattutto ascolto di Don Giussani, che è sempre rimasto il fondatore di Comunione e Liberazione fino alla sua morte, e è andato avanti questo cammino. È stato questo, diciamo così, dal 69, ecco, era il 69 come anno, 68-69, direi che è durato 3 anni questo percorso, praticamente tanto quanto sono stato in università. Perché cosa è successo nel frattempo? Proprio maturando questo cammino, c'è stato un altro momento decisivo, ulteriore, dentro il primo. Un giorno, mi ricordo perfettamente il luogo, non la data, eravamo a Bergamo, io e una ragazza di questo gruppo. Avete presente, so chi conosce un po' Bergamo, la torre delle vecchie poste? Sì. Dove c'è anche la chiesa di Santa Rita, certo. Ecco, eravamo sull'angolo opposto, stavamo parlando del nostro cammino di fede. Lei mi raccontò che stava facendo un'esperienza particolare di quella che, almeno in movimento, poi dopo ognuno usa i suoi termini, si chiama verifica vocazionale. E mi spiegò come vedere se sei chiamato ad un certo tipo di consacrazione più decisiva. Che è quella dei Memores Domini? Non necessariamente. No, il problema era ancora più a monte, non tanto una forma specifica, certo, anche se nell'esperienza del movimento ci sono i Memores Domini, ma quello che poi ho scoperto dopo, chiaramente, faceva Don Giussani, di verificare se tu eri chiamato dal Signore a consacrarti più decisamente a Lui in quella che veniva chiamata la verginità, che non è la castità soltanto. La verginità è proprio, come dire, la posizione che Cristo ha avuto davanti alla sua missione, davanti al Padre. Una totalità di offerta che poi implica, naturalmente, delle scelte molto precise che poi, quando i religiosi fanno questa scelta, dico facciamo i voti, ecco, ma quelle sono ulteriori conseguenze. Verginità è proprio un abbraccio totale della tua vita a Cristo, e con conseguenza offrirsi totalmente a Lui. Mi disse queste cose, sto facendo questo cammino, eccetera, e io gli dissi: ma queste cose sono quelle che sto cercando pure io. E dove è che si può allora
verificare meglio, perché non sapevo niente di questa cosa. Mi disse: ma guarda, tu devi andare a parlare con Don Giussani, e parla con lui, se lui ti dice poi di venire a questi incontri, ci verrai. Poi mi ricordo, sono andato giù in università, lui insegnava ancora alla Cattolica, no? Faceva i corsi di teologia fondamentale. Finita la lezione, quando il drappello degli studenti si è diradato, l'ho raggiunto per strada, ormai era uscito, e gli ho detto: Giussani, così così, e lui con la sua voce un po' rauca, un po' così, dice: vieni anche tu lì in via Martinengo. Lui abitava in via Martinengo, una delle tante strade, dove c'era anche un convento di suore, e c'era una chiesetta, la cappella, e li faceva ogni sabato questi incontri per quelli della verifica, si chiamavano così, no? Era un bel gruppetto di ragazzi e di ragazze. E ho un ricordo bellissimo di questi momenti pieni di silenzio, di preghiera, di autorevolezza poi di quello che lui diceva. Sono stati veramente decisivi, significativi. Ho fatto un cammino all'interno, quindi facevo questo cammino all'università, facevo questo cammino all'interno del movimento CL, e poi più all'interno facevo questo cammino, diciamo, di verifica settimanale o quindicinale che fosse. Arriviamo al 71. No, 72, chiedo scusa, e al ritiro estivo di questi qui che facevano la verifica ci fu la testimonianza di un ragazzo che disse: io quest'anno entro in monastero, in un monastero nuovo che era appena sorto l'anno prima, nel 71, monastero benedettino. Disse il perché e il per come, e anche lì, terzo, diciamo così, tassello del mio cammino, mi sentì molto identificato in quello che lui aveva scelto, le motivazioni, le ragioni, eccetera. E allora disse: ma forse anch'io sono chiamato a questa cosa. E allora anche lì andai da Don Giussani, che chiaramente era giustamente il referente spirituale in questo momento della mia vita, gli raccontai, eccetera. Dice: senti, fai così, comincia a frequentare quel posto lì, che era nella bassa milanese, quindi abbastanza raggiungibile. E poi ne parliamo, poi vediamo, insomma, eccetera, eccetera. L'ho frequentato per un anno, e alla fine ho deciso di entrare in questo monastero perché mi sembrava che questo cammino fosse abbastanza maturo. Del resto non ero più un ragazzino, insomma, ecco, perché vuol dire 47, sono entrato il 7 ottobre 73 in questo monastero, fate un po' i conti voi, non è che fosse un ragazzino, ecco. Naturalmente questo ha implicato, come dice il Vangelo, lascia a casa tutto, i tuoi genitori, i tuoi amici, eccetera, eccetera. Radicalità della scelta. Una radicalità di scelta, perché è una scelta monastica, per quanto non claustrale, nel senso che magari non sono le carmelitane scalze, però voglio dire, insomma, era una vita piuttosto impegnativa, ecco, in tutti i sensi. E ho cominciato questo cammino. Cammino di una vita, di un impegno, di una verifica monastica, vuol dire che tu entri, come si dice, come postulante, c'è uno che chiede di entrare, dopo sei mesi o un anno al massimo si diventa, come si dice, novizi, quindi vuol dire che hai fatto un cammino minimamente significativo, aiutato naturalmente da incontri, lezioni, piuttosto non so che cosa, e arrivi poi dopo un 4 anni circa a fare quelli che si chiamano i voti temporanei. Castità, obbedienza, povertà, eccetera, però per 3 anni, perché hai ancora tempo, diciamo, per pensarci su, ma è giusto. Cioè, tu ci pensi, e anche il monastero a sua volta verifica ancora di più se questo cammino è veramente tale. E vi garantisco che è necessario, questi anni sono 4, che siano 5, che siano 6, adesso poi dipende, sono assolutamente necessari, perché la verifica di una vocazione, se seriamente fatto, richiede molto tempo, normalmente, salvo eccezioni, perché le sorprese sono sempre in agguato. Cioè, assolutamente. Quello che viene definito il discernimento. Esattamente, il discernimento. Che poi vale nella vita anche di tutti. No, sì, sì, ma il fatto del discernimento è un problema generale. Generale, no? Sì. Su, anche su un lavoro, eccetera, cioè, eccetera. Ma delle professioni, molto di più, questo, cioè, vale naturalmente, certo, per un cammino, certo, spirituale o cristiano, certo, o vocazionale che sia. Quindi, dopodiché, dopo questi 5-6 anni che furono, ho fatto i voti definitivi e ho cominciato questo cammino, ecco, come monaco, nel senso monaco e basta, non ero, il sacerdozio non era ancora in visione, insomma, ecco. Cosa fa un monaco benedettino?
Ora et labora. Sì, la famosa formula ora et labora, che non è neanche presente tra l'altro nella regola di San Benedetto come tale, ma che ha sintetizzato nella storia, nella tradizione, quello che un monaco vive. Grande Jean Leclerc, che un monaco possiamo dire contemporaneo, anche se adesso è morto, che è stato il grande traduttore ed estensore, no scusate, non traduttore, estensore dell'opera Omnia di San Bernardo, l'opera proprio critica, no? Ricordo bellissimi questi volumi, e diceva anche orta labora est studie, perché effettivamente lo studio, comunque venga configurato, è una componente essenziale della regola della vita benedettina come tale, che come vedete ora labora et studie abbraccia un po' gli elementi fondamentali anche del vivere umano, laddove questo diventa significativo. Un rapporto con un significato più grande, direi che è insito nel cuore umano, dopo può trovare chiaramente varie espressioni, no? Ecco. E quello di lavorare, credo che ci piacciono, ci tocca a tutti. Sì, direi se è piacevole, vero. Meglio, ma in ogni caso qui, non ci scappi. Non è solo una cosa estrinseca, ma è proprio l'uomo la società che poi imita il grande padre, che è sempre facitore di tutto, no? E che, insomma, secondo la nostra prospettiva. E il fatto dello studio, che non è solo, come dire, informazione, non è solo Wikipedia, insomma, anche se tutto il rispetto per Wikipedia, ma vuol dire addentrarsi attraverso il lavoro della mente in una sapienza più profonda della vita, usando di tutti gli strumenti che poi, insomma, la dignità intellettuale dell'uomo ha forgiato, che sono, come sapete meglio di me, innumerevoli. Quindi, per esempio, la biblioteca in un monastero, ho fatto anche bibliotecario tra i tanti mestieri che ho fatto lì, è una componente necessaria ed importante. Ecco, la preghiera viene distribuita dal mattino alla sera nelle famose sette volte, cioè tutto l'ufficio liturgico comune, poi c'è ogni giorno, anche la domenica naturalmente, c'era sempre un'ora di lezione divina personale sulla Bibbia o comunque su testi analoghi, appunto il lavoro, laddove, a secondo anche poi delle proprie capacità, una componente di studio, lettura, eccetera, il mangiare insieme, mediante, cioè ascoltando una lettura come San Benedetto aveva già preordinato, anche lì quante cose ho ascoltato in tanti anni. Siamo fatti, per esempio, mi ricordo tutta la storia della Chiesa del famoso Hubert Jedin, che è l'opera forse fondamentale, del Concilio di Trento, chiedo scusa, non era la storia della Chiesa, vuol dire un metro di volume. sì. Diversamente non avresti mai letto, così invece ascoltavi, così tante altre cose molto importanti, o anche notizie di giornale piuttosto che altre cose. Dal punto di vista dei lavori che io ho fatto, che si facevano lì, era una comunità di carattere agricolo, per cui avevamo i primi anni addirittura la stalla, per cui ho fatto il mungitore piuttosto che cose di quel genere lì. Poi non si guadagnava niente, le abbiamo tolte, va bene, a un certo punto. Però ho fatto il contadino, vuol dire campi, perché era la bassa milanese, vuol dire l'erba, le marcite fatte ancora dai monaci cistercensi del Medioevo, bellissime, queste schiene di mulo, di prati irrorati, interessantissimo. Poi frumento, ma soprattutto mais, soia, abbiamo fatto anche un po' di tutto. E poi ho fatto il frutteto, mi ricordo, facevo quindi ortolano, cucina tanti anni, anzi dicevo che lo cucinavo meglio, per quello che adesso me la cavo piuttosto bene. Poi ho lavorato anche nel guardaroba, per cui impari a lavare, cucire, stirare, eccetera eccetera, pulizie naturalmente, che poi era una cosa che prendevano un po' tutti. Ho insegnato teologia, tutti i corsi possibili immaginabili all'interno il monastero, per quelli che si stavano formando, anche perché nel frattempo io mi ero formato, poi ho fatto il bibliotecario e so qualche altra cosa che adesso tra l'altro non ricordo meno più. È un'esperienza importante, perché ti dà un affronto sulla realtà delle persone che poi ti trovi, e mi sono trovato poi successivamente ad incontrare, ma che incontravo lì perché poi veniva tanta gente a riferirsi da noi. Ho fatto anche tanto, già prima di diventare sacerdote, ma successivamente dopo, sono sacerdote nel 90, molta paternità spirituale, che è una componente molto importante, che ha arricchito molto me, spero che abbia arricchito molto anche quelli che a me si riferivano. Ecco, impari molto a guardare l'umanità con concretezza,
cioè il fatto di avere il munto le mucche non è che ti fa guardare solo i mungitori per quello che comunque è un mestiere, insomma, piuttosto faticoso, eccetera, ma ti fa capire che cosa vuol dire essere immerso in certi tipi di lavoro, con la fatica che rappresenta e tutte le problematiche. Ti fa stare proprio molto molto incarnato, molto concretizzato nelle cose. Ti passano tutti, almeno a me sono passati tutti i possibili idealismi, astrattismi, eccetera. Si tratta, cioè, di essere molto, con i piedi per terra. Anche, giustamente, la testa come si deve stare verso il cielo. Certo, certo. Però quella è stata un'esperienza assolutamente fondamentale. Questo un po' in sintesi, naturalmente. Ecco, dopo le vicende della vita, che non sempre corrispondono magari ai tuoi pensieri immediati, che sono anche spesso misteriose, mi hanno condotto ad uscire dopo 25 anni, non neanche pochi, dal monastero. Sì, ecco. Quindi un percorso anche molto lungo dentro Un percorso molto lungo, sì, assolutamente, sì. Ecco. Beh, comunque importante. Assolutamente, sì, momento... è parte della mia vita, non solo anagraficamente e temporalmente, ma direi costitutivamente, cioè non sarei quello che sono, nel bene... nel male, beh, sono altri fatti, senza questa esperienza assolutamente. Io, c'è una parte di benettinismo in me che non si può sradicare, sarebbe, tra l'altro non ci provo nemmeno, non ha senso. Non avrebbe senso. Come una pianta, certo, che cresce, no? Certo. Tanti anelli, diciamo, del mio tronco di vita sono stati forgiati da questa esperienza benedettina. Comunque sono rientrato a Bergamo e... Che anno era quando è uscito? Dunque, allora, siamo... 98 circa, sì, 98, perché 73-98 sono circa 25 anni. Sono stato un pochino sospeso, come è normale che sia in questi momenti di transizione, però esercitavo il mio sacerdozio, perché ero sacerdote, col permesso di tutti. Naturalmente questo percorso è stato tutto verificato, ecco, questo vorrei molto mettere in chiaro, è stato verificato passo per passo. Non avrei fatto un passo in un senso o nell'altro se non avessi avuto questa, come dire, aggancio obbedienziale a chi era in quel momento l'autorità preposta a questo passo piuttosto che un altro. Quindi non è che ho preso su, vado via, non mi sarei mai sognato, certo, di fare una cosa di questo tipo. Per me quello che è importante, sempre stato più importante, come importante adesso, lo capisci naturalmente nel tempo, è seguire il Signore e fare la sua volontà dentro la realtà come si sviluppa, che non sempre, ripeto, poi la puoi progettare tu, anzi è meglio se non la progetti, perché altrimenti non è più la volontà di Dio. È importante che ci sia questo aggancio all'autorità della Chiesa, che non ha niente a che vedere con l'autoritarismo o col formalismo. È il punto in cui Dio ti tocca e ti dice: guarda che tu puoi andare di qui e non puoi andare di là. È come l'obbedienza nel monastero, ma come l'obbedienza in generale anche un po' nella vita, quando è intesa seriamente. Certo, come un figlio nei confronti esattamente, dei genitori, sottostà delle regole. Non che è l'istintività che guida la vita seriamente, è l'aggancio a un punto di riferimento che ti dice: tu adesso fai così, naturalmente te ne dà le ragioni, tu lo devi vivere con quelle ragioni. Certo. Qui non è l'obbedienza cieca o militare, nel senso un po' restrittivo del termine. Ecco, questa è la cosa importante. Niente, dopo ho chiesto di essere incardinato, la cosa è accaduta, non c'era ancora Monsignor Amedei come vescovo e ho cominciato a più direttamente a servire alcune comunità parrocchiali, essendo diventato appunto sacerdote diocesano bergamasco. La prima parrocchia che ho servito è stata Sant'Alessandro in Colonna, quindi il centro di Bergamo. Centro di Bergamo. Poi, dopo un po' di anni, ho servito l'altro Sant'Alessandro, quello della Croce, sì, altra parrocchia centrale. Sì. Poi, ridendo, dico io, ho mancato il terzo Sant'Alessandro, sono diventato vescovo di Bergamo. È una battuta, chiaramente. E invece sono stato mandato a Calolzio Corte e sono stato rimasto lì gli ultimi 3 anni di questo servizio. Poi, di fatto, è successo così. Ho chiesto uno spostamento io, perché mia mamma ormai era diventata anzianissima, mia sorella che la teneva in casa, cosa che facevo io quando ero a Bergamo, e però non riuscivo più a fare perché da solo era un po' difficile e aveva comunque anche lei dei problemi, difficoltà e compagnia bella. Allora ho chiesto al vicario generale di essere spostato per essere più vicino a mia madre, mia sorella, i suoi problemi, eccetera eccetera, c'erano un po' di complicazioni. E mi hanno detto: allora, se vuoi, c'è questa possibilità di andare ad almeno San Bartolomeo. Dopo un paio di mesi che mi è dato questo spostamento, la mamma ha pensato di spostarsi lei un pochino più in su, è morta improvvisamente, nel senso che non ce l'aspettavamo. Beh, è morta quasi 97 anni, per cui non è che fosse giovanissima. Non aveva però delle patologie che facessero dire: oddio, adesso se ne va, però a una certa età
può succedere così. Niente, è successo, però nel frattempo ormai il carico era stato dato, e per cui questa è stata la svolta decisiva, diciamo. È giunto dal Menno. In questo momento sono qui ad Almenno. È giunto dal Menno. E quindi arriviamo alla fase del presente. Ecco, ma adesso la interrompiamo, così prende un attimo fiato, sì, bene, e facciamo una facciamo uno stacco musicale e poi riprendiamo. E ritorniamo. Perfetto, perfetto, benissimo. Thank you.